Oggi sono in carpenteria a Trento. Andiamo a vedere com'è una casa di due piani in legno e paglia. Eccola qua alle mie spalle. Come si può vedere, qui abbiamo i vari pezzi che compongono la casa. Queste sono le travature. Qui abbiamo la scala in legno. Lì in verticale il solaio del primo piano, queste sono le pareti in legno e paglia e qui sopra abbiamo i moduli della copertura, sono questi grossi blocchi, dimensioni 2,50 m x 5 metri e peso all'incirca 12 quintali. Per fare una casa di circa 180 metri quadrati, stati prodotti qui in carpenteria, 35 moduli per le pareti più 12 moduli per la copertura che è questa qui. La parete è composta, eccola qua, da uno spessore di 32 centimetri più 2 centimetri di pannello strutturale che è questo. Questo sarà il lato interno della casa dove andiamo a mettere la canna palustre per gli impianti e questo invece è l'esterno dove andrà messa la fibra di legno e l'intonaco in calce appunto per garantire la permeabilità e l'asciugatura della parete. Ecco, perciò qui dentro potete vedere un'intera casa. Prima la andiamo a costruire qui in carpenteria all'asciutto e poi la settimana prossima la trasportiamo a Bergamo per poter essere poi tutta assemblata e verrà fuori una casa di due piani, piano terra e copertura e andremo a vedere successivamente il filmato di come sarà fatta questa casa. Bene. Ti ricordo sempre il sito che è edificipagliitalia.com per la tua nuova casa in legno e paglia. Ciao da Nicola Preti.